sia il nome del Signore. Poche parole perché dobbiamo lasciare lo spazio agli atleti di Cristo questa sera, ma volevo dare il benvenuto a tutti voi, ai pastori che sono qua, a tutti voi che siete venuti nel nome di Cristo Gesù. Volevo proprio chiedervi questa sera di aprire i vostri cuori affinché le parole che diranno questi atleti che verranno a testimoniare la loro vita in Cristo possano cambiare le nostre vite. È bello vedere persone che hanno tutto, che hanno avuto tutto nella vita, che hanno avuto successo, che hanno avuto ogni onore, ritengono che l'onore più grande sia quello di aver conosciuto Cristo Gesù. Ed è questa la cosa meravigliosa di questi atleti di Cristo. E vogliamo ringraziare il nostro carissimo amico Nicola, che è il coordinatore di questa organizzazione. Chiediamo che il Signore unga sempre di più tutti coloro che parteciperanno e che ci siano sempre più persone che partecipano senza vergogna, senza vergogna. Ora volevo chiedervi una cosa prima di darvi alcune indicazioni. Quando io ebbi il piacere di sposare Nicola ed Erika circa 2 anni e mezzo fa a Polignano, Nicola fece una cosa che mi è rimasta nel cuore e che ho detto tante volte anche in altre parti del mondo. Nicola, alla fine del matrimonio, chiamò tutti quanti gli invitati e disse che avrebbe voluto fare qualcosa di speciale e disse: io sono abituato a sentirmi osannare, a sentire gridare gol, gol, evviva, bravo, ma voglio che questa sera non ci siano solamente grida per quello che è successo, ma che ci siano grida per innalzare il nome di Cristo. E fece fare un applauso che non finiva mai a Cristo Gesù, e tutta Polignano lo sentì. Allora, Fonte di vita, voi che siete qua tutti insieme, siamo uno in Cristo Gesù. Vogliamo fare un applauso enorme al nostro Gesù. Abbiamo chiesto questo al Signore, che questa sera coloro che sono venuti per sentire parlare di calcio sentano sì parlare di calcio, ma che escono sentendo il profumo di Cristo Gesù nella loro vita. Questo è quello che noi chiediamo. Volevo dire che ci sono in vendita i libri di Nicola, che ha scritto 100 volte tanto, l'amore vince tutto, ho fatto una promessa, il mio amico Gesù. Sono in vendita, non ci sono tante copie, ci sono anche altri CD dei ragazzi che canteranno questa sera assieme ad altre cose in libreria. Poi alla fine ci sono 2 piccole cassette se qualcuno di voi vuole fare un'offerta per quello che dovremo affrontare, lo faccia in tutta tranquillità. Intanto il Signore vi benedica e chiediamo al programma di iniziare attraverso quello che loro hanno detto. Grazie. Delle persone per iniziare un qualcosa e gli altri poi lo seguono. Nel mondo del calcio molto probabilmente è successa la stessa cosa: qualcuno ha iniziato, ha avuto il coraggio di esporsi, il coraggio di parlare di verità, di mettersi contro tutte queste false identità che girano nel mondo economico, politico, sportivo, che sono false identità. E quindi se qualcuno, ecco, ha il coraggio, inizia ad avere il coraggio di farlo, gli altri si sentono più forti per poter esprimere quello che poi alla fine ricercano, che sono i valori cristiani. Quindi credo che anche nel calcio, con tante difficoltà, oggi stiamo avendo tantissimi risultati. Io vedo oggi tanti parlare anche di fede molto più liberamente, invece 10 anni fa era molto più difficile.
atleti di Cristo, beh, questo vale la pena parlarne perché da circa 11 anni, non so anche le coppie, ovviamente, ne ha 37, fa parte di questa congregazione di atleti. Per me è una cosa preziosa, per me forse è la cosa più preziosa che mi è mai successo in vita mia, è una cosa più grande, per me Dio è il mio tutto, dopo viene il resto. Come sempre il nostro Dio ci sorprende con molto di più di quello che chiediamo o speriamo. Non ho mai pensato in 4 anni raggiungere questo traguardo, perciò tutto l'onore e tutta la gloria sia sempre data a Lui. Non è un risultato, non è una partita, non è una squadra, quello che fa il risultato è una vita in Cristo, quello che fa la differenza, veramente. Gesù è la ragione della mia vita. Istante della mia esistenza. Grazie Signore Gesù per il tuo infinito amore. Ma il più importante non essere portiere del Napoli, non essere un calciatore, il più importante è essere un figlio di Dio. Sappiamo che Gesù è l'unica via, l'unica verità, l'unica vita. Gesù ha cambiato la mia vita, ha cambiato la mia storia. Guariterai, non avrai paura, starai a letto e il tuo sonno sarà dolce. Non avrai da temere improvvisi spaventi nella rovina dei denti quando verrà, perché il Signore sarà la tua sicurezza e preserverà il tuo piede da ogni insidia. Mi hanno chiesto in tanti perché regalo a Bibbia e chiavi. La mia risposta è sempre stata quella, perché voglio trovarli un giorno in cielo insieme a me a lodare il Signore. Allegria! Thank you.
una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. La mia fede è riuscita a prendere possesso di me, anche perché io andavo alla ricerca della verità, la verità l'ho trovata in Gesù. Voglio dedicare questo gol assolutamente a Gesù, per come ha operato la mia vita. Buonasera a tutti, io mi chiamo Daniele e sono uno degli atleti di Cristo che voi avete visto in questo video. Effettivamente avevo meno barba e forse i capelli un po' più corti. Chi sono gli atleti di Cristo? Gli atleti di Cristo, come dice la parola, sono persone che hanno in comune fondamentalmente due cose: il fatto di essere atleti, quindi lo sport, e Cristo. E sono persone che si impegnano per vivere con coerenza la propria fede in Gesù nell'ambito dello sport, in varie discipline. Questo è lo scopo di noi atleti per Cristo. E il Signore ci ha concesso la grazia non soltanto di conoscerlo, non soltanto ci ha concesso il privilegio di portare il Vangelo all'interno degli spogliatoi e nei nostri ambienti di lavoro, ma ci ha concesso anche la grazia di formare una piccola band. E vogliamo usare i nostri doni non soltanto in un campo, vogliamo usare i nostri doni per Cristo anche cantando per Lui e lodando il Suo nome con le nostre voci e i nostri strumenti. Ma prima di lodare il Signore, voglio farvi una domanda. Io non vi conosco, ma voglio fare una domanda. Perché sei qui stasera? Perché sei venuto qui questa sera? Per chi sei venuto qui questa sera? E permettimi di darti delle motivazioni, permettimi di darti dei motivi per cui essere qui, oltre quelli che già hai. E quale più grande motivazione noi abbiamo se non la parola di Dio? E quindi voglio leggere dalla parola di Dio in Romani 8. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor di più è resuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Ti basta? Perché sei qui? Per chi sei qui? Noi siamo qui per innalzare colui che è morto e ancora di più è resuscitato e alla destra di Dio e intercede per noi. Perché sei qui? Per chi sei qui? Siamo qui per colui dal quale niente potrà separarci, né tribolazione, né angoscia, né persecuzione, né fame, né nudità, né pericolo, né spada. Niente. Noi siamo qui per innalzare e per adorare colui che ci ha resi più che vincitori. Amen. Ci alziamo in piedi e vogliamo adesso lodare con le nostre voci di un solo cuore il nostro Dio. Thank you.
nella tempesta, penso ai miei occhi al tono tuo. Oh,
Gesù è re dei re, Signore dei signori, Dio
Gesù è il vincitore che ci salverà e lì è vedere sopra la terra. Gesù! Gesù è il redentore, il suo è il Signore, lì troverà. Gesù è il redentore che ci salverà e lì è vedere sopra la terra. Sei benvenuto a questo posto, ti vogliamo dare il benvenuto a te come
l'abbiamo dato prima, ma anche un'altra volta, perché vogliamo ricordare che è per te che facciamo tutto questo. Nessuno ha bisogno di fare questo, abbiamo bisogno di farlo per te, per te, perché tu ti meriti questo, perché tu hai dato tutto per noi e noi dobbiamo dare tutto a te. Per quello vi prego di chiudere gli occhi a tutti, solo per stare in comunione con il nostro grande Dio e non guardare a chi sta accanto, non guardare al fratello che hai accanto, non guardare né a me che sono davanti, se non guardare a chi è davanti a tutti, a chi è il capo di tutti e a chi è il più grande di tutta la storia, né Maradona, né Pelé, né Messi, né nessun altro sarà più grande. Di quella morte hoy noi abbiamo vita, oggi noi abbiamo vita eterna. È il più regalo, il regalo più grande che si possa immaginare. Forse tu sei per la prima volta qua, forse ti hanno parlato, hai sentito di Gesù, hai sentito di Gesù, hai sentito parlare, ma Dio ti sta dicendo oggi, in questa sera, io voglio da vicino, non voglio che senti parlare di me, io voglio parlarti a te, al tuo cuore, alla tua vita, io voglio fare cambiare la tua storia, come ho cambiato la storia dell'umanità, voglio cambiare la tua vita, voglio cambiare la tua storia, e se tu lo lasci in questa sera, lui cambierà tutto, quello che c'è dentro di te. Ma dopo cambierà tutto quello che c'è accanto a te, perché lui può fare ogni cosa. Per quello Gesù sei benvenuto in questo posto, ti affidiamo a te ogni cosa che sarà fatta in questa riunione e vogliamo che tu con la tua presenza possa cambiare tutto dentro di noi, che le migliori cose, i migliori frutti possano uscire dalle nostre vite. Gesù, io che non ti conosco, che ti conosco per la prima volta, ti voglio dare a te il mio cuore. Voglio darti a te il mio cuore. Se questa è la tua preghiera oggi, se vuoi che Dio cambi la tua vita, che il Gesù che ha cambiato la storia dell'umanità cambi la tua storia oggi, alza una mano lì dove sei e dimmi, Gesù, io voglio che tu cambi la mia vita. Non capisco tutto, non capisco bene cosa è la Chiesa, non capisco tutto, però sì capisco che tu sei il più grande di tutti i tempi, che tu hai morto per me e io ti voglio con me, voglio che cambi la mia vita, sono stanco di vivere una vita senza senso, voglio che tu cambi la mia vita. Se questa è stata la tua preghiera, io sono certo che lui inizierà da oggi a cambiare la tua vita, come ha cambiato la mia, come ha cambiato la di tutti qua. Lui inizierà a cambiare la tua vita e attraverso di te cambierà la tua famiglia, cambieranno le cose nella tua squadra, cambieranno le cose nella tua scuola, nell'università, nel lavoro dove sei, cambierà tutto accanto a te, perché Dio attraverso di te farà cose grandi che tu non ti immagini. Grazie Gesù, ti diamo questo applauso. Sappiamo che lo Spirito Santo guida ogni cosa e Dio è così grande che prima vi dicevo ai ragazzi di Spezia che siamo venuti insieme, mi presento prima, io sono Nahuel Valentini, giocatore dello Spezia Calcio
sono arrivato in Italia 3 anni fa, ho giocato prima nel Livorno in Serie A e ora sto giocando in Serie B con la Spezia. È stato un vero piacere conoscere a tutti, a Nicola, a tutti, a Jason, a Giovanni, a tutti i ragazzi di gruppo Atleti di Cristo. Però vi dicevo ragazzi, io quando ero in Argentina ho ascoltato la testimonianza di Nicola. Che bello e che grande è Gesù che mi ha portato qua a conoscere proprio lui, no? Che per me è un onore e lo voglio, non se l'ho mai detto a lui personalmente, però per me è un onore, lo voglio dire, perché è un onore sapere cosa fa una piccola testimonianza. Se tu lasci che Dio parla al tuo cuore e fai quello che Lui ti sta dicendo, vedrai come tutto intorno a te e anche cose che non ti immagini succederanno, inizieranno a succedere. Per quello ho fatto questa preghiera prima, perché so che forse tutti venite in chiesa, non so, non conosco a tutti, conosco alcuni, però io vi dico che sì, voi gli date le vostre vite a Gesù, anche se lo conosci da tanto tempo, però non gli hai dato la tua vita veramente, lui inizierà a fare cose che tu non ti immagini, cambierà la tua storia, la storia della tua vita. E solo se tu lo vuoi, se non vuoi, lui non potrà fare niente. Questa è la nostra scelta. Lui ci dà l'opportunità di fare qualcosa di grande, però sta a te lasciarlo entrare. Non so qual è la tua situazione. Noi giocatori di calcio ci troviamo con tante situazioni difficili che forse per una persona normale o per una persona che non gioca calcio forse è una stupidaggine, no? Però noi ci troviamo con tante pressioni, con tante cose in un ambiente così difficile come il calcio, dove non è facile piantare o mettere la bandiera di Gesù, dove non è facile parlare di Gesù, dove è un ambiente dove ci sono tante altre cose che vogliono rubare la gloria a Dio. Lì ci troviamo noi e abbiamo tante pressioni. Per quello, se voi pregate per noi, è un sostegno. La Chiesa deve aiutarci con questo, perché noi da soli non possiamo. È la Chiesa quella che ci sostiene. Siete voi che sostenete questo gruppo, questa organizzazione che è Atleta di Cristo. Noi, ognuno di noi va a una chiesa differente, però siete voi che ci sostenete in questo ambiente tan difficile che è il calcio. E grazie per quelle che pregate per noi, per quelle persone che state pregando per noi, per questo sogno che Dio ha messo nel nostro cuore, perché Atleti di Cristo è un sogno che Dio ha messo nel cuore delle persone che vogliono parlare di Dio nel calcio. È un sogno che Dio ha messo. Dio sta usando Nicola, sta usando a tante altre persone. In Argentina sta usando tantissime altre persone. In Brasile sta usando tante persone. Dio si usa di chi vuole essere usato. Per quello, se tu vuoi essere usato per Dio, Dio ti userà grandemente. Ma se non lo vuoi essere, Dio userà un altro. Non pensare che se te non vuoi, no, Dio usa un altro. Dice che anche le pietre parleranno se non parliamo noi. Quindi è questo un invito a dove sei. Dove sei tu? Lì nel lavoro, con la tua famiglia, nella squadra di calcio, dove sei? Parla di Gesù. Parla di Gesù. Per quelli che conosciamo, parla di Gesù. Devi essere esempio lì. No, non è qua, alzare le mani sì, va bene, però devi essere esempio lì fuori, dove tutti ti guardano, dove tutti ti giudicano, dove non hai accettazione, dove non dici gloria a Dio e ti guardano male. Lì devi essere di luce. Per quello un invito a tutti voi che venite in chiesa, a tutti noi atleti che da tanti anni che stiamo andando in chiesa, che veniamo Atleti di Cristo, è lì dove dobbiamo essere luce. La mia testimonianza la racconto veloce. Io sono nato in una famiglia cristiana. E i miei genitori sono pastori ora in una chiesa in Argentina. Sono cresciuto così con insegnamenti cristiani, però come tutti sappiamo noi dobbiamo prendere delle decisioni nella nostra vita.
E perché ho detto che è un sogno di Dio, atleti di Cristo? Perché io ho capito che nella mia vita atleti di Cristo era un sogno, perché io ho visto con i miei occhi persone che hanno testimoniato e Dio li ha innalzato così grandemente che hanno potuto testimoniare in grande squadre, nazionale. Dio li ha fatto, le ha mandato lì per essere luce. E Dio ha messo nel mio cuore questo. Quindi io ho iniziato a voler imparare di Gesù con questo. E dopo sono cresciuto, sono arrivato a 19 anni, ho fatto la mia prima partita in la prima squadra di Rosario Central, Serie A in Argentina. E lì è iniziato il mio percorso, ho iniziato a parlare ai miei compagni di Gesù, tutto. Mi sono trovato con tantissime difficoltà che sarebbe lungo raccontare. Però una di quelle è che io ho dichiarato a tutti che io stavo aspettando la donna per la mia vita, che Dio, che arrivava, no? Ho dichiarato anche al giornale, tutto, perché tutti mi chiedevano: ma cosa sei, cosa pensi, cosa questo, cosa pensi di questo, cosa dell'altro? Io ho detto, io sto aspettando che Dio mi porti quella donna giusta, no? E sono dovuto venire a Italia per conoscerla, immagino. Sono dovuto venire in Italia tre anni fa, a Livorno, una squadra che non conoscevo, non avevo mai sentita. Sono andato in chiesa lì, ho conosciuto Adelia, che è la mia attuale ragazza, che siamo già un anno e mezzo che siamo fidanzati. E per me questa è una risposta di Dio, perché tante persone mi hanno criticato, anche mi hanno preso in giro per questo. Però io ho visto la mano potente di Dio, io so che Dio è grande. Per quello, quei sogni che hai tu, atleti di Cristo, è un sogno di Dio. La tua vita è un sogno di Dio. Dio sta pianificando la tua vita, sta cercando di presentarti la persona giusta, sta cercando di darti il lavoro giusto, sta cercando di benedirti. Stai attento a quello che Dio ti vuole far vedere. E la mia testimonianza è questa: sono venuto qua a una squadra che forse non volevo venire tanto all'inizio, sono venuto e Dio mi ha sorpreso. E così ogni anno Dio mi sorprende con qualcosa. Non so di cosa hai bisogno oggi, non so cosa gli stai chiedendo a Dio, però sì so una cosa, che se Dio è con te, se tu lo metti a Dio al primo posto, quelle cose che stai sognando, Dio le farà diventare realtà. Non forse come lo pensi tu, però sì come è la volontà di Dio, però arriverai a quello che stai cercando. Per quello, in questa sera io ti invito a fare un passo in avanti, a fare un passo in avanti, a non rimanere indietro, a dargli la tua vita a Gesù, però totalmente, 100%, non a metà. Non dire: no, io vado in chiesa, io faccio questo, faccio l'altro, però con i miei amici esco a ballare, e qualche ragazzina se la trovo e do un bacino, così così. No, ma dagli la tua vita al 100%. Dagli la tua vita al 100%. E vedrai di cosa Dio è capace. Vedrai cosa è capace Dio di fare nella tua vita. Non ti riconoscerai, dopo 5-6 anni non riconoscerai la persona che eri prima, perché Dio ti cambierà, ti stravolgerà, cambierà la tua storia e vedrai com'è felice essere nel centro della volontà di Dio. Per quello il mio invito è questo: dagli il 100% della tua vita a Gesù, come io l'ho fatto tanto tempo fa e lo devo continuare a fare tutti i giorni, però dagli il 100% della tua vita a Gesù. Grazie. Io sono Davide, vi presento e so benissimo cosa avete pensato quando mi avete visto. Come fa un atleta avere la pancetta? No. Io non sono un atleta, ok? E quindi io sono felicissimo di essere qui. Prendo spunto da quello che ha detto Nawel,
ci troviamo in tante situazioni a cercare qualcosa che non troviamo mai. Ci troviamo tante volte a cercare nella nostra vita la pace, la pace, no? Ci si trova a volte in situazioni difficili, si vuole solo avere un attimo di pace, ma non lo si trova da nessuna parte. Ci troviamo a volte, mi sono trovato a volte a cercare la gioia vera. Vi capita mai di essere un pochettino triste? A me è capitato. Non trovavo la gioia da nessuna parte, si cerca l'amore, no? Now l'ha trovato, guarda lui. Si cerca a volte l'aiuto, si ha bisogno di aiuto, lo si cerca ovunque, ma non lo si trova. Ho trovato la risposta, è molto semplice: in Dio noi troviamo la nostra speranza, noi troviamo il nostro rifugio. Sapete la cosa bella? È che Lui non vi abbandona mai. E questa è una cosa che ho scoperto, e quindi ho la passione per la musica, ho la passione anche per il calcio. Ho provato a giocare e non è andata, però sto provando in un altro modo, ok? Bene, questa è una canzone che vorrei presentare. E le parole sono molto semplici. Ho visto che vi piace cantare e cantate bello forte, quindi cantate pure insieme a me. Sua presenza, la sua pace, il suo amore, la sua gioia. Quindi cantiamo insieme.
in Dio troverò la mia speranza e il mio rifugio. Noi sappiamo per certo che tu sei la risposta. Grazie Signore perché tu sei un padre, tu ci vuoi dare l'abbraccio caloroso di un padre che magari qualcuno di noi è alla ricerca lì. Grazie Signore perché tu sei morto sulla croce per noi. Grazie perché possiamo cantare di te. Gesù Cristo è morto per me, il mio peccato ha portato con sé, su quella croce è morto perché io fossi libero. Proviamo insieme a cantare. Gesù Cristo è morto per me, ha portato con sé, su quella croce è morto perché io fossi libero, sì perché io fossi libero. Ristorare
Di guardare quelle circostanze non più con occhi della carne ma con gli occhi di Dio.
dalla sua prospettiva, dalla sua visione, e posso garantirti che quando questo avviene si sperimenta la vera libertà. Io vorrei chiamare un altro atleta, Elvis, che verrà a dirci qualcos'altro, forse potete accomodarvi. Gloria al nome del Signore, alleluia. Ciao a tutti, pace a tutti, pace nel Signore. Io sono Elvis Abruscato, ex giocatore, attualmente allenatore di calcio. Vi racconto brevemente la mia storia con il Signore. Voglio essere spiccio. 2008 mi rompo tibia e perone, da lì inizia la mia conoscenza con il Signore. Da lì inizia il travaglio, difficile, molto difficile. Ho smesso di giocare, tutti mi davano per perduto. Siccome nella parola di Dio c'è scritto che ci riconosceranno per l'amore che avremo uno per l'altro, devo ringraziare il Signore, perché in quel 2008 mia moglie Silvia mi ha sopportato, un anno della mia caduta. Ho toccato il fondo, ero amareggiato, non riuscivo più a giocare, era nell'anno migliore della mia carriera. E quindi, amore, ti chiedo di perdonarmi. Ti chiedo di perdonarmi perché in quell'anno io sono caduto in basso, ho raschiato il fondo. Però tu sei sempre stato al mio fianco. Ringrazio il Signore perché questo lo devo al Signore, che siamo stati uniti in quel momento di difficoltà. Abbiamo fatto una caduta incredibile, i nostri figli hanno subito tanti colpi, traumi, ma il Signore è sempre stato in mezzo a noi, sempre, non ci ha mai abbandonato, questo è più importante. La verità è questa, che non ci ha mai abbandonato il Signore, ha sempre parlato ai nostri cuori, sempre, perché Gesù è vivo. Gesù non è una storia, Gesù non è una chiesa, così, Gesù non è un mausoleo, non è un tempio. Gesù è il Signore, il Re dei Re, è stato uomo, ha sofferto come noi, ha patito il dolore, è andato sulla croce, ha sofferto per me. È stato con me in quell'anno dove sono stato male, dove ho toccato anche l'alcolismo. Sì, perché io non sono stato figlio di pastore, io sono stato figlio del mondo. Sono venuto come calabrese a Reggio Emilia, una città difficile, una città dove noi eravamo chiamati terroni. Adesso ci sono gli arabi, no? Ma dobbiamo amare gli arabi, dobbiamo farci gli amici, perché loro fanno 6 figli, noi ne facciamo uno, fra 20 anni diventano 60 contro 10, dobbiamo amare. È per questo che abbiamo tanti ospiti con noi, perché vedono il nostro amore, Silvia, che è il Signore. È il Signore il nostro amore. Vedono l'amore che abbiamo noi atleti tra di noi. C'è amore. Io non vi conosco tutti, Non vi conosco. Però essere chiesa è a volte anche accettare il torto di un fratello. Ma riconoscerlo. Riconoscere la sottomissione al pastore. A una sottomissione amorevole. Se hai qualcosa contro il pastore, vai dal tuo pastore, chiedi di perdonarti. Se tu pastore hai qualcosa contro una tua pecora, vai, perché tu sei un pastore di un gregge. Scusatemi se sono così deciso, ma di solito non mi sopportano, quindi... Però io amo il Signore, perché dopo quel 2008 sembravo finito, ho conosciuto il Signore nella sua parola, ho conosciuto le sue promesse scritte nella parola di Dio. Ho capito che era uno come me, piaceva mangiare, piaceva stare a tavola con tutti, mi piaceva comunicare, mi piaceva essere semplice, non gli piaceva raccogliere consensi. Infatti io prima mi stavo chiedendo, ma secondo te, Elvis, se il Signore fosse qua, lo riconosceresti? Perché quando il Signore dice
Avevo fame e non mi deste da mangiare, avevo sete e non mi deste da bere, avevo freddo e non mi copriste. Molte volte ci chiediamo se lo vediamo, Signore. Se non lo vedi, Signore, guardalo nel cuore del tuo fratello, guardalo nel cuore di tua moglie, nel cuore di un tuo amico, ok? Io so che ci sono tante persone qua che non conoscono personalmente Gesù, lo conoscono attraverso una religione, attraverso dei filtri, ok? Oggi il nemico, oggi Satana, sta facendo una cosa incredibile con la politica, con i soldi, con l'economia, ci sta tenendo, è lì che gira attorno come un leone ruggente. Allora, da oggi noi decidiamo di essere un popolo, essere salvato come popolo, o difficilmente fuori dal popolo si vince da soli. Quindi il mio invito oggi a questa chiesa, a noi, cerchiamo di amarci, cerchiamo di essere fratelli, non essere solo fratelli in chiesa, uscire fuori e che gli altri vedano il nostro amore, che vedano che profumiamo di Cristo, come ha detto il pastore. Allora succederà quello che è successo 2000 anni fa, che 12, 70, 3000, 5000, questo, perché sta scritto che beata è la nazione il cui nome è l'Eterno, Israele non viene toccata, ragazzi, fratelli, non viene toccata, perché? Perché c'è la mano di Dio lì, e noi facciamo parte di Israele, l'Italia è benedetta, Modena è benedetta, Reggio Emilia è benedetta, però noi dobbiamo avere la fiamma dentro, siamo spenti, lamenti, il fratello, rancori, radici, tutte cose che non fanno fluire lo Spirito Santo. Bravo. Siamo leggeri. Ed è per questo che non ci riconoscono. Noi dovremmo governare l'Italia. Non dovremmo stare qua ad aspettare le stile della grazia. La grazia è multiforme. La grazia è il perdono. Se tu stasera esci di qua e non perdoni, e non vai e non condividi una parola buona con tuo fratello, non serve a niente. Sei venuto qua a vedere, sei stato intrattenuto dal canto, non sei stato protagonista. Quindi stasera la decisione è questa: essere un credente light, essere un credente pro o essere un credente pro evolution. Mi sto collegando un po' all'iPhone. Light vuol dire credo in Dio. Il pro, credo in Dio e amo il mio prossimo. Il pro evolution, credo in Dio, amo il mio prossimo e faccio discepoli. La Chiesa parte da due persone. Amore, siamo in due, siamo in cinque, siamo anche di più. Non che io voglio fare il pastore perché dà fastidio ai pulpiti. Però noi siamo cinque beati, il nostro quartiere sarà tutto beato. Reggio Emilia sarà beata. Così, questa è la trasmissione, no? E questo è il mio invito. Che vedano nei vostri occhi il cuore di Gesù, perché Gesù è stato un uomo, è morto e risorto, ma Gesù è Cristo, è il re che viene e che torna, ma non torna buono, no, torna con giudizio. E io questa sera volevo agganciarmi alla parola che sarà portata dal mio caro fratello Nicola e che sono certo che sarà accompagnata da segni e da prodigi. E non credo in quali segni, basta semplicemente che tu vada dal tuo pastore, fratello, amico e dici perdonami, perché la casa del Signore non può essere divisa. Un'altra casa può essere divisa, ma la casa del Signore no. E quando Dio comanda, Satana è sottomesso. A Dio sarà gloria. Eccoci, allora mettiamo in pratica quello che abbiamo appena sentito, no? Ok?
e quindi comincia ad attivare la fede, perché la fede è seguita dall'azione, non può rimanere solo una teoria, solo una parola, solo un sentimento, ma la fede è fatta di azione. Quindi non so se ci sono coppie qui in sala, quante coppie ci sono, quanti amici ci sono, quante situazioni tu non hai permesso, okay, perché il tuo orgoglio te l'ha impedito, allo Spirito Santo di guarirti. Quindi chi ha le mogli, per favore andate da vostra moglie, io prendo il là da quello che il fratello ha fatto, chiediamo perdono alle nostre mogli, anche io ti chiedo perdono, amore, per tutte le volte che veramente ti faccio svenare. Quindi se hai tua moglie, vai da tua moglie, alzati, vai da tua moglie, abbracciala e digli: guarda, perdonami per tutte le volte che ho un'amica. Fallo, ma senza problemi, perché non ci vergogniamo di questo, non ci vergogniamo di questo, perché è questo il senso. Perché, come dico spesso, possiamo ascoltare 300, 400 predicazioni, può venire chiunque dall'America, dall'Africa, dall'Australia, oggi sentiamo anche tanti che parlano l'inglese, perché sono italiani e parlano l'inglese, perché pensano che il parlare inglese sia un po' più unto rispetto all'italiano. Succede, no? Succede, perché pensiamo che da chissà da dove deve arrivare l'unzione, come se dovesse arrivare un predicatore dall'America che sia più unto rispetto all'unzione che Dio vuole dare ai figli qua in Italia. Ma il problema non è il predicatore, il problema siamo noi, che aspettiamo che qualcuno venga mandato chissà da dove per ricordarci quello che continuamente Dio ci dice ogni giorno, leggendo la Bibbia, andando in chiesa la domenica, e chissà quante volte i nostri pastori ci hanno detto le stesse identiche cose. Ma ci rendiamo conto di come siamo fatti? Però la grazia, la misericordia di Dio arriva anche a quello. E quando Dio vede che noi siamo un po' di coccio, siamo duri a comprendere, duri a credere quelle parole che ci vengono date, duri a metterle in pratica, Dio ci sprona. Ci sprona addirittura facendo fare un biglietto a qualcuno dall'America, dall'Australia, per venire in Italia, per ricordarti questa cosa. Ma non è un Dio di amore questo? Per me sì. Sapete, a me ha dovuto aspettare 28 anni, eppure anche io nascevo in una chiesa cristiana dove mia madre ha accettato Gesù subito dopo la mia nascita. Io ho vissuto praticamente tutte le esperienze che tanti giovani vivono nelle chiese. Ma sapete una cosa? La cosa che ho notato è che quando tu nasci da piccolo in una chiesa, ci sono dei pro e dei contro. Il pro qual è? Che tu hai un seme, che tu sei protetto in tante cose, perché ovviamente tu sei quello che vivi, nel contesto dove vivi, dove sei vissuto. La maggior parte della nostra identità si forma in questi luoghi, quindi familiare, quindi scuola, quindi amicizie, tutto questo. E io sono stato, diciamo, chi nasce in una chiesa comunque è protetto dalle preghiere, è protetto dall'insegnamento, è protetto dall'educazione, che ovviamente si va a scontrare con tutto quello che oggi il mondo invece sta dando ai piccoli. E non c'è più protezione. Prima c'era anche la protezione di persone non credenti, ma che credevano in alcuni principi, perché si usava. Prima era così. Prima anche il non credente si impuntava su alcuni principi. Oggi no. E quindi per me è stata una grande protezione. Il contro qual è? Il contro è, l'ho sperimentato dentro di me, è che forse quando tu fai e ascolti troppo
troppe volte determinate cose, quando soprattutto qualcuno te le impone e poi anche i genitori stessi impongono determinate cose ai figli, e tu devi fare questo e tu devi fare questo, e perché tu non vieni in chiesa mentre io volevo andare a giocare per strada o stare con mio padre o vedere il 90° minuto alla televisione, tante cose, no? Particolari. Il devi, l'obbligo, porta a una ribellione incredibile. Quindi tu vedi che tanti credenti giovani a un certo punto della loro crescita smettono di andare in chiesa, smettono di avere relazioni con determinate persone perché tra virgolette sono stanche, sono stanche di sentirsi dire cosa devono fare senza sentirsi liberi di farlo perché il cuore ti dice di farlo. Quindi c'è il pro e il contro nel nascere in una famiglia cristiana. Però al di là di dove sei nato, al di là di come hai iniziato la tua vita, io non lo so se l'hai iniziato in una chiesa, l'hai iniziato da chissà dove, in posti sperduti o in situazioni o in famiglie difficili dove non ti è stato permesso di ricevere questo messaggio, io non lo so come è iniziata la tua vita, ma io so solo una cosa e so veramente come potrebbe finire se tu oggi dai ascolto a tutte quelle parole che gli sono state date fino adesso, tanti messaggi, tanto incoraggiamento. A fare che cosa? A dare la tua vita a qualcun altro. Sapete, dare la vita a qualcun altro non è semplice. Sapete perché? Perché quando noi diamo la vita a qualcuno, dobbiamo annientarci, dobbiamo morire completamente. Ma la cosa bella che tu puoi fare questa sera non è che dai la vita così tanto per darla, ma c'è uno scambio di vita. Se tu questa sera accetti il consiglio che ti è stato dato fino adesso, avrebbe uno scambio di vita. Tu dai la tua, ma qualcun altro dà la sua. Sapete, vivere con una nuova vita dentro di noi è la chiave per ogni successo. Io voglio solo concludere questa sera, questa serata, perché credo che sia stata così piena, abbondante di messaggi, di testimonianze e di incoraggiamenti impressionanti, dove tanta gente veramente questa sera potrà solo riflettere. Ma io non parlo solo di chi non ha ancora accettato Cristo, io parlo proprio di persone credenti, perché il problema non è solo chi deve ancora conoscere, ma anche chi lo ha conosciuto ma che vive dei momenti difficili, ma che forse si è fermato. E sai una cosa, quando tu ti fermi anche da credente, tu torni indietro. Io ci sono passato, anche da credente, dopo anni di conversione, mi sono trovato in una situazione dove quasi quasi mi ero fermato per paura di avanzare, per paura di sbagliare. E quando tu ti fermi non fai altro che ristagnare. Quando qualcosa ti stagna, fa odore e torni indietro. Quindi vorrei solo darvi qualche principio, perché noi parliamo di Cristo, parliamo di fede, parliamo di atleti, parliamo di sport, abbiamo parlato di tante cose. Io voglio parlarvi che quello che ha cambiato la mia vita, quello che è diventato uno stile di vita per me, perché poi il cristianesimo non è altro che diventa poi nel seguito, oltre a uno scambio di vita dove Gesù viene dentro di te, tu cominci ad avere una trasformazione. Quindi non sei più una persona che si muove, che è in movimento, ma è una persona che invece si trova in una transizione della sua vita. Ogni transizione è determinata da una trasformazione. Quindi la vita con Gesù non è un movimento, quindi non è un spostarsi di luogo in luogo, non è un cambiare chiesa da una parte all'altra, non è cambiare pastore uno all'altro, non è cambiare luogo
geografico, ma la vita con Gesù ha a che fare con una vera e propria trasformazione. Gesù ti trasforma, ma come ti trasforma? Ti trasforma con i suoi principi. Quando c'è una nuova vita dentro di te, la tua vecchia vita non può avere potere su questa nuova. È quella nuova che comanda. E quando è la vita di Cristo che comanda in te, qualcosa per forza si deve notare. Non puoi essere sempre lo stesso. Quando Dio ti prende da qualche parte, non può lasciarti nella stessa posizione. Se tu sei in Cristo, se tu accetterai Cristo questa sera, non mi importa qual è la tua condizione, non mi importa quello che tu sei stato, non mi importa quello che stai vivendo, quello che la gente può dire di te, non mi importa. Io stasera sono qua a dirti, sono qua a dirti che tutto cambia, tutto si trasforma se solo tu permetti a questa vita di fluire in te. E lo fa con i principi, lo fa insegnandoti qualcosa. Sapete qual è la chiave di questo? A volte si pensa chissà che cose noi dovremmo fare per far vedere agli altri che Cristo vive. L'ho stato appena detto, lo abbiamo appena detto. È l'amore che c'è tra di noi che farà la differenza. Il mondo vuole vedere non una religione, non una teoria, non un'ideologia o una filosofia nuova, ce ne sono tante. Il mondo vuole vedere la differenza che c'è tra il giusto, colui che ha accettato Cristo ed è giustificato per la sua fede, e colui che non è giusto. Allora, quello che noi vogliamo fare come atleti è proprio questo, è dimostrare che in noi c'è qualcosa di nuovo, qualcosa che vive, è una vera vita che viene a vivere dentro di noi, che ti cambia, ti trasforma. Questo vogliamo fare. Ma questo lo possiamo fare solo quando inizialmente noi diamo la possibilità a Dio di trasformarci. Ora la domanda è: ma tu ti senti un credente o una persona in movimento o ti senti una persona che si sta trasformando? Questo ci dobbiamo chiedere, perché io non ho voglia di rimanere così come sono oggi per altri 10 anni. Io ho voglia di pensare oggi che la mia vita fra 10 anni sarà molto migliore, ma migliore non significa ottenere tutto, chissà, o allenare squadre grandi o fare chissà che cosa o fare 13 allenalotto. Non sto parlando di quello, ma sto parlando di una trasformazione interiore. E sapete perché? Lo dice bene Romani, perché noi siamo stati creati per un unico scopo. E lo scopo è essere e diventare come Cristo. Questo è lo scopo. Io voglio essere come Cristo. E chiedo a Dio di trasformarmi giornalmente per farmi essere come Lui. E a volte non è che andrà sempre tutto bene o tutto liscio. Che a volte i nostri desideri sono... ti spiazzano. Perché tu vuoi una cosa, ma a volte vivi altre cose. E io... ultimamente l'ho anche passato determinate cose, avevo dei desideri che erano nel mio cuore, pensavo che determinate cose andassero in una certa maniera, ma così non è stato. E che faccio? Ogni qualvolta che i miei desideri non sono esauriti, io smetto di credere che c'è il meglio per me. Mai. Io non so quante volte tu sei caduto e quante volte hai detto a te stesso: io non ce la farò a rialzarmi. Non lo so, forse c'è qualcuno questa sera che sta vivendo questa situazione. Sei caduto, continuamente sei caduto e stai dicendo a te: forse non ce la farò più a rialzarmi. Ma io voglio dirti questa sera, tramite quello che ho vissuto con le esperienze col Signore, che tu puoi cadere 100 volte ma rialzati, puoi cadere 101 volte ma rialzati. Ogni qualvolta tu cadi, rialzati. C'è ancora da fare. Non puoi fermarti solo perché sei caduto qualche volta. E non è la fine fino a quando tu non hai rinunciato. Fino a quando tu cerchi di rialzarti, c'è sempre una chance per la tua vita.
E questo è uno dei principi che ha accompagnato la mia vita. Da quando ho Gesù dentro, forse in passato, nel momento in cui dopo la caduta, forse avrei agito in una certa maniera, ma con Dio ho avuto una forza incredibile dentro, dove Dio mi ha detto: oh, che fai? Ti fermi? Solo perché sei caduto una volta, solo perché hai provato e non ci sei riuscito? No, continua a lottare per quel sogno. Quel sogno che io ho messo dentro di te, ma anche se cadi, vai avanti, continua, insisti, persevera. Questa è la forza. E qui stiamo parlando di principi pratici, non è misticismo la fede. Lasciamo stare i mistici, quelli che vogliono vivere nelle nuvole, ma facciamoli vivere nelle nuvole. Io sono qua sulla terra, un giorno andrò lì, un giorno andrò in cielo, ma io sono qua sulla terra, ci sono delle cose da fare praticamente che Dio ci chiede di fare, altrimenti ci avrebbe lasciato lì. Se ci ha mandato qua ci sarà un motivo, perché siamo ancora in carne, abbiamo ancora questo fisico e dobbiamo vivere determinate situazioni qui sulla terra, ma Lui ci dà le soluzioni. E questo è uno dei principi che tu potrai attuare nella tua vita. Stai cadendo, Dio ti dice: rialzati. Dio ti sta dicendo: non è importante come tu inizi qualcosa, ma è importante come tu la finisci. Non è importante come hai vissuto fino a ieri, fino a un'ora fa, non mi interessa, non mi importa. È importante come tu finirai. E quanti si fermano per il passato? Quanti sono bloccati? Che non vanno avanti perché hanno sbagliato in passato e pensano che non ci sia più rimedio e pensano che ormai non sono più degni. Ma forse per quello nessuno qua potrebbe permettersi di predicare, nessuno potrebbe permettersi di dire niente, perché in qualche cosa noi siamo fallaci, falliamo. È solo per grazia, solo per un favore immeritato che Dio ci permette di andare avanti. Un'altra cosa su cui, un altro principio che ha caratterizzato la mia vita e che volevo condividere con voi, è qualcosa che riguarda la scelta, le scelte. Perché noi oggi siamo il frutto di scelte fatte in passato. E quando noi iniziamo a scegliere bene oggi, la scelta che oggi farai ne varrà per il tuo futuro, per il tuo domani. Sapete, io spesso ho vissuto momenti di depressione. Depressione non significa solo quello che noi pensiamo, la gente che si prende psicofarmaci e robe varie. Depressione sono anche situazioni di angoscia interiore che uno si porta dietro. Sapete qual è uno dei principi dove Dio, tra virgolette, mi ha sollevato? Ed è proprio questo. E non so se tu, forse, molto probabilmente stai vivendo quello che ho vissuto io qualche tempo fa. E cioè quello di sentirmi depresso. La depressione prende il tuo umore, la depressione prende la tua volontà, perché non ti permette neanche di andare avanti, di fare cose che prima facevi in maniera naturale, con passione. Succede, no? Credo che qualcuno di voi stia capendo quello che sto dicendo. Ma sapete qual è la causa di questa depressione, di questo stato apparentemente depressivo? È che tu ti concentri molto sulle cose che non hai. Quando tu ti concentri spesso sulle cose che non hai, sei facilmente preda della depressione. Sapete, io ho avuto tanto dalla vita, posso dire, a livello materiale, a livello terreno, ho avuto tanto. Cosa mi poteva mancare? Cosa mi può mancare ancora oggi dalla vita? Ho tutto, ho una famiglia, ho una moglie, anche bella, se non la è pure bella, ho un bambino meraviglioso, ho fatto una carriera e sono contento della carriera che ho fatto. Ma arrivavano dei momenti dove io comunque ero depresso e dicevo: signore, ma perché devo vivere ancora queste situazioni? Molto probabilmente il Signore
mi stava dicendo, forse tu pensi di aver risolto i tuoi problemi, anche se è 8-9 anni che sei con me, ma io ho ancora da fare in te. Non pensare che sia finito in 8 anni, non pensare che il processo di trasformazione con Dio dura pochi anni, no, no, dura fino a quando muori o fino a quando lui torna. Questo è un processo che durerà, e quando tu ti concentri sulle cose che non hai, ecco che cadi in quella trappola. Io voglio consigliarti, darti un altro principio questa sera, e poi chiudo, e ti dico: inizia a concentrarti su quello che hai. Inizia a fare la lista su un foglio, da una parte metti quello che hai e da una parte metti quello che non hai. Io ti posso garantire che quando tu farai la lista saranno sempre di più le cose che tu hai. Ci giochiamo qualcosa? Scommettiamo qualcosa, anche se non è una bella cosa scommettere? Ma io sono sicuro di vincere. Perché, come si diceva prima, è l'atteggiamento che hai verso i problemi che fa la differenza. Che tu puoi anche non avere braccia e gambe e lamentarti perché non hai le braccia e le gambe, ma se tu la vedi sotto un'altra prospettiva, tu potrai dire: non ho braccia, non ho gambe, ma c'ho la parola. Puoi anche vivere una salute diversa rispetto ad altri, e potrai anche dire stasera: ma beato quello che sta bene fisicamente, perché io non ho quella salute. Ma se tu la vedi da un'altra prospettiva, tu puoi dire: ma io ho la vita che qualcun altro non ha e che ha perso immediatamente. E come tu vedi, da quale prospettiva tu vedi il problema che fa la differenza. Sono principi importanti, ecco perché noi parliamo di principi, ecco perché la fede è pratica, la fede è mettere in pratica quello che la Bibbia dice. E il Signore Gesù, il nostro Maestro, è stato un esempio in questo. E se tu vuoi conoscere altri principi, leggi la Bibbia, leggi questa parola meravigliosa che può trasformare e cambiare ogni cosa. Questo è quello che volevamo condividere con voi, noi atleti, con tutte le nostre difficoltà, ripeto, con tutte le nostre esperienze, ma l'unico successo che noi, e che io parlo personalmente, ho raggiunto, ma credo che anche i miei fratelli direbbero la stessa cosa, l'unico successo che è il vero successo, dico sempre, è che è successo quello che Dio voleva che succedesse. Se tu vuoi il vero successo, è quello. Questo è il successo. Questo significa vincere Champions League, vincere campionati, vincere Coppe del Mondo, ma io non lascerei mai, non baratterei mai nulla con questo. Vincere per noi significa questo, ed essere al posto dove Dio vuole che noi siamo. E soprattutto, poter pensare che un giorno Dio userà te così come sei, con l'esperienza che tu stai avendo adesso, userà te per aiutare un'altra persona, questo è uno dei principi più belli. Dio usa te per aiutare e salvare un'altra persona. Cosa c'è di più bello? Perché continui a dire: ma io non so che cosa fare, non so qual è lo scopo della mia vita. Ma vuoi mettere altri scopi in confronto a questo? Aiutare una persona, salvare una persona, amare una persona. Questo è lo scopo più bello della tua vita. Io spero che tu questa sera potrai iniziare a fare questo, e spero che tu abbia recepito quello che era il nostro messaggio che abbiamo voluto lasciare a Modena, a tutti voi, sperando e pregando che Dio possa veramente innalzare una nuova generazione di figli di Dio che sanno chi sono. Sanno chi sono, perché come dicevo ieri, se tu non sai chi sei, qualcun altro ti dirà chi tu sei, qualcun altro, e spesso altri ti dicono cose sbagliate, tu crederai a bugie, ma Dio invece vuole che tu credi alle sue promesse, a
a quanto sei bello, a quanto sei stupendo, e che non mi importa come sei fisicamente, non mi importa se sei vecchio, se sei giovane o se non lo so. Vedi tu quello che stai credendo di essere guardandoti allo specchio. A Gesù non importa niente, a Gesù importa come tu sei in questo momento dentro, a lui importa la tua vita. E io voglio ringraziare il Signore, voglio chiamare tutti gli atleti qua a venire sul palco, così concludiamo la nostra serata. Vogliamo ringraziare ovviamente tutti, ringraziare il pastore Giovanardi, Romolo con la sua famiglia, per la grande ospitalità, tutta la Chiesa per la grande ospitalità che ci avete dato. Per noi è stato un onore, un privilegio servire e lodare e innalzare il nome di Cristo insieme. Noi siamo questi, piccoli uomini, che siamo piccoli, non ci sono e non ci saranno mai, secondo me, grandi uomini di Dio, ma solo piccole persone usate da un grande Dio. E noi vogliamo essere così, vogliamo rimanere così semplici, umili per quello che siamo, ma essere nelle mani del Signore affinché Dio possa veramente usarsi di noi in questo mondo difficile. Il mondo dello sport è un mondo abbastanza complicato, ma noi non smetteremo di credere che seminando, anche se noi non vedremo qualcosa adesso, qualcun altro usufruirà del nostro seme. E questo è quello che noi, in cui noi crediamo, crediamo nella parola di Dio, crediamo nell'unione, crediamo nella fratellanza, e spero credo che tanti di voi abbiano recepito dei bei messaggi questa sera. Grazie, pregate per noi. Voglio chiamare il pastore Romolo per concludere e pregare per ognuno di noi, pregare per tutta la serata. Io non ho fatto appello questa sera perché non serve a volte l'appello, tanto puoi venire avanti chissà quante volte ma non cambia il cuore. Quindi io credo che tu possa cambiare il tuo cuore lo stesso dopo aver ascoltato tutti questi messaggi. Se non cambi stasera, se non decidi di essere trasformato e dare la vita a Gesù, mi dispiace per te, non so come farai a cambiarlo, perché dopo tanti messaggi stasera che hai ricevuto credo che sia l'occasione migliore. Quindi Romolo, se vuoi pregare per noi, grazie. Alzarci in piedi per favore. Caro Signore, vogliamo benedirti, lodarti, ringraziarti per questa serata, per ciò che è stato detto da questi atleti, da questi ragazzi, da questi tuoi figli. Ti chiediamo, Signore, che quello che è stato detto non sia solamente un momento di entusiasmo, ma diventi frutto nella nostra vita. Ti chiedo, Signore, che quello che hanno detto, quello che hanno sperimentato, diventi anche la nostra esperienza, l'esperienza di mettere Cristo al primo posto, nonostante quello che abbiamo, nonostante quello che siamo. Signore, ti chiedo di usare questi atleti, di aggiungerne altri affinché attraverso di loro tanti giovani possano venire a te, vedendo atleti, entrando guardando gli atleti, uscendo col profumo di Cristo addosso, Signore Gesù. Ti voglio benedire per ognuno di loro, Signore. Tu li conosci, tu sai quello che fanno, tu sai le loro aspettative, ma tu sai, Signore Gesù, che li userai per il tuo regno. E ti chiedo questo, ti voglio ringraziare soprattutto per Nicola, Signore Gesù. Voglio tu benedirlo, Signore Gesù, grandemente. Ungerlo sempre di più in tutte le sue campagne evangelistiche che dovrà sostenere nei prossimi mesi, Signore. Benedicilo grandemente, fa veramente che attraverso di lui tanti altri atleti si innamorino di Cristo. Amen. E possono cambiare gli spogliatoi, possono cambiare le squadre, possono cambiare tutti i posti dove vanno, e che tante persone attratti da loro possono conoscerti, amarti, lodarti, ma soprattutto servirti nell'umiltà i figli di Dio. Ti benedico e ti lodo nel nome di Cristo Gesù. Facciamo un applauso al nostro Signore.
Vi ringraziamo per la partecipazione stasera. Per noi atleti di Cristo è sempre un onore essere benvenuti in chiese diverse. Noi saremo qua, se volete venire anche a salutarci ci fa piacere. Che il Signore vi benedica e ci benedica tutti. Grazie.